Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Ark Genesis. Prendete la giacca pesante, ragazzi, oggi continuiamo ad esplorare la zona più pericolosa e gelida del bioma artico, alla ricerca di lupi e tigri rare. Ci testiamo inoltre il pericoloso Ferox e sul finale, ragazzi, mi succede praticamente di tutto. Buona visione! Allora, come potete vedere, sono ancora in mezzo alle montagne, nel bioma artico. Nello scorso episodio ci siamo avventurati in questo territorio per catturare il piccolo adorabile Ferox. Mi sa che c'è qualcuno laggiù che sta litigando. Oh no, lupacchiotti, non rompete le scatole, maledetti, maledetti. Guarda che volate giù per la scarpata, porco cane. Gli animali di Ark continuano a non essere molto intelligenti, ma vabbè, dettagli. La loro fortuna è che nel gioco non hanno mai inserito i danni da caduta per gli NPC. Dicevo, allora, volevo continuare ad esplorare questa pericolosa zona. Ovviamente ci doveva essere qualcuno che cagava, se no non siamo contenti. Perché volevo catturare non solo i lupi, che da queste parti abbondano effettivamente, ma anche le tigri dai denti a sciabola. E dai, a metà lupo, hai rotto le balle, basta! Oh! Ora che si sono suicidati, posso in tutta tranquillità recuperare i miei 1000 esagoni da questo glitch. Anche perché mi servono assolutamente per sbloccare un altro po' di element per far convertire il nostro nuovo animaletto peloso. Ho sconvolto quando ti sei svegliato nella simulazione. No, no, guardi, avevo i traumi già da prima con Ark. Ok, allora, bando alle ciance e vediamo di darci da fare. Ho scoperto, peraltro, che nel bioma artico c'è un'enorme serie di tunnel e gallerie che sono perfetti, ad esempio, per fare una base protetta da tutti gli animali e anche dalle intemperie. Avete visto che qua le temperature scendono in maniera davvero incredibile. Ma soprattutto ci permettono di scalare molto più agilmente queste montagne, anche perché io adesso posso volare, ma la maggior parte dei giocatori invece non può volare su Genesis, cosa che non capirò mai, ma vabbè, dettagli. Dobbiamo anche stare molto attenti, perché da questa parte le valanghe sono all'ordine del giorno. Oh mio Dio, questo posto è gigantesco. Occhio, perché volevo prendermi quest'altro glitch. Buongiorno. Come non incrociare i raggi? Elena, mi stai facendo le battute cinematografiche riferite a Ghostbuster, ma vabbè, dettagli. Aspetta che qua c'è un Ovis. Venga qui, porca di quelli per porca, che è indispensabile per avere un pochettino di carne da montone, perché come vi ho detto, quest'oggi dobbiamo catturare un bel po' di animali carnivori. Aspetta che mi faccio fuori anche i dodo, non perché ho bisogno di carne, ma perché sono dodo e li odio alla follia, ma vabbè, dettagli. Perfetto, abbiamo ottenuto una grandissima quantità di carne di montone che mi scadrà in 37 minuti. Allora, vediamo se riusciamo quindi a trovare una tigre dai denti a sciabola limited edition e anche magari un bel lupo. Il problema è che i lupi, lo sapete molto bene, di solito attaccano in gruppo. E guarda un po', ne ho già trovati un paio, ma sono di livello decisamente troppo basso. Casomai, visto che abbiamo l'argentavis, io posso passare in parte, afferrare quello che mi serve e portarmelo casomai via. In questo caso magari lo possiamo anche trucidare. Stare attento perché ovviamente il lupo ci può mordere perché è un gran bastardone. Vieni con me, ti sbranerò di brutto perché... No, mio cadavere! Mio cadavere! Altro X argentavis, levati dalla ciolla! Ma dai, ma levati! Porca di quelli per porca, ma vergognati collega! E dai, dovremmo aiutarci fra argentavis... Ah, valanga! Valanga, 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 sollevati, sollevati, tanti saluti, lasciamo stare l'argentavis. Niente da fare, il tizio ci insegue perché vuole litigare. Ti devi levare dalla ciolla. Ti spiumo tutti i cugini anche, Signore, lei ci sta per morire malissimo. Oh, e che cocchio. Aspetta che mi mangio il cugino del nostro X argentavis prima che ne spunti in alto. Dobbiamo litigare anche col prossimo perché la zona pullula di argentavis. E vedo anche di Utiranus, a giudicare dal culo che ho appena visto in quella foresta. Evitiamo di rompergli le scatole. Aspetta, aspetta, abbiamo trovato un metalupo livello 63. Non si metta lì. No, no, non volevo portarmi via King Kong. Porco cane, volevo salvare il lupo prima che fosse troppo tardi. Aspetta, aspetta, signor gigante topiteco, ne possiamo parlare da persone civili? Dove cavolo è andato il lupo? Aspetta, 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 che è pieno zeppo di creature. Non litigarmi con tutte. Vieni qua, vieni qua, porca... No, aspetta, c'è un altro gigante topiteco che ha visto che gli ho ucciso il cugino. Allora, credo di avere un'idea che ci potrebbe tornare molto utile. Vediamo di trovare una zona abbastanza libera, come ad esempio questa, dove non ci sono troppi pericoli. Mi sono prima craftato alcune recinzioni che possiamo tranquillamente mettere qua a terra. Sono quelle della Ozocraft, quindi sono anche belle resistenti. No, no, porco cane, un X argentavis da dove? Cos'è sta zona che mi devo rompere le balle tutti? Ma datevi una regolata, che cocchio! Ci vorrebbe gentilmente morire male, signore, grazie, molto gentile. Ok, speriamo non ci siano altri X argentavis. Porco cane, non sopporto più di essere interrotto ogni 5 secondi. Allora, dicevo, possiamo praticamente fare una zona piena zeppa di queste recinzioni, dove ovviamente all'interno butteremo la creatura da addomesticare.
Otto, guarda, un X-Argentavis morto. Mi domando come sia accaduto. Effettivamente, dammi tutta la tua carne. Eccolo laggiù che sta litigando con una Miley Cyrus. Aspetta un secondo. Vieni qua. Ok, afferrato. Aia, aia. Mozzica tanto. Mozzica davvero proprio un sacco. Argentavis, veloce. Veloce. Ma basta, veramente, però. 5 secondi di pausa. Aspetta che adesso beccare il buchino. Io, ciaone. Ce la faccio, ce la faccio. E oppalala. Ok, oh, bloccato dentro. Yay, signor Megaterio, non si avvicini che quello mozzica, bastardo. Ma soprattutto il vantaggio è che adesso gli posso sparare in testa, mancandolo clamorosamente. Come ho fatto a mancarlo? Da un centimetro, anzi, aspetta un secondo che poi sennò questo parte cominciano a litigare, vi dicendo. No, che ti stai mangiando le recinzioni. Maledetto cagnaccio rompiscatole. Porco cane pieno zeppo di valanghe qui. Stati buoni 5 secondi. Non lo sopporto già sto lupo, porco cane. Ok, e vedi che il piccolino si è addormentato. Piccolo stellino lui, era per le scatole a qualcun altro adesso. Beh, in verità questo addomesticamento dovrebbe richiedere davvero pochissimo tempo, vista la grandissima quantità di carne di montone che abbiamo appena raccolto. Aspetta che mi prendo anche i sedativi, madonna. C'ho tutta la telecamera che trema, porco cane. Perfetto, una barra del torpore comunque abbastanza lunga, il che vuol dire che non ci dovrebbero essere troppi problemi nell'addomesticamento. Ok, tutto è bene quel che finisce bene. E intanto abbiamo praticamente un lupo. Ui la la, aspetta che abbiamo anche un po' di cristalli che mi farebbero davvero comodo, visto che sto facendo le finestre di casa dell'Arnalda. Anzi, della baita dell'Arnalda. Ah, chi? No, aspetta, aspetta. È di tipo X, è di tipo X. Ma no, sei di livello basso. Dov'è la spada? La porco cane, sto facendo un casino. Peraltro guardate che bella la colorazione delle tigri dei denti a sciabola di tipo X. Ma resce male. E quanto mozzichi. Almeno sappiamo che le tigri dei denti a sciabola sono da queste parti. Guarda che bella. Cioè, un po' meno insanguinata la vorrei, che non sarebbe male, ma ci siamo capiti. Allora, in attesa che il nostro amico Balto qua si addomestichi, possiamo comunque dare un'occhiata alle tigri dai denti a sciabola. Allora, facciamoci furbi, visto che non posso portare tutti al recinto. Vediamo casomai di craftarci un pochettino di bola, in modo tale che le tiriamo in testa al nemico e guadagniamo preziosi secondi per poterli attaccare. Perfetto. È quel momento imbarazzante in cui avevi già 7-8 bola, quindi non serviva rifarle, del long gamer. Ma vabbè, dettagli. Allora, continuiamo a muoverci con l'Argentavis, che per adesso è perfetto per evitare i pericoli a terra. No, 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 terizinosauri cattivi. Ma dimmi te, ma mi prendi in giro? Questi sono quelli che hanno quasi fatto fuori l'Arnalda. Lo scorso episodio mi hanno fatto fuori il tutino, perché quelli per porca mi è quasi morta congelata. Per mia fortuna nella zona in cui mi trovo la tempesta non è eccessiva. Oddio, qua sta effettivamente aumentando. Man mano che ci spostiamo verso est, le condizioni meteo peggiorano. Guardate, ci sono branchi di lupi letteralmente dovunque. Peraltro vi faccio notare la natura come molto ma molto inquietante. Guardate che gli alberi sembrano usciti da un film di Tim Burton, porco cane. Ok, adesso sì, qui la tempesta è peggiorata considerevolmente. Cerchiamo una zona più facile in cui andare a caccia di tigri dei denti a sciabola. Guarda lupi! 1, 2, 3, 4, 5 lupi in un unico branco! Gioco mi sembra un po' eccessivo. Purtroppo non ci sono gli X metalupi, altrimenti avrei provato a catturarne qualcuno. Cerchiamo di fargli perdere le nostre tracce, se no non ci molleranno più. Oh mio Dio, la valanga ha travolto i lupi che mentre si stavano pappando tutte le varie creature. Guardali! Guardali, sì, vabbè, sta zona è impossibile. Non ci atterro, ma neanche morto. Guarda, valanghe dovunque! Valanghe, vabbè, guarda una serie di valanghe una dopo quell'altra. E va che roba, c'è pure la terza e la quarta valanga. Allora, sono tipo inseguito da 9-10 lupi, guardate che roba. Guardate che roba, non posso atterrare da nessuna parte. Allora, facciamo una cosa tattica. Atterriamo in una zona sopraelevata, tipo qui, dove spero che i lupi non possano arrivare, onestamente. E direi che è l'occasione giusta per testare il nostro Ferox. Tuttavia, per poterlo far trasformare avremo bisogno di un po' di element. Ciao Elena, aspetta che la saluto, che mi dà 300 esagoni. Ottimo, e vediamo di spendere i 4000 che abbiamo per comprare almeno un paio di element. Guarda un po', qualcuno ha sentito l'odore dell'element. Piccolo tossico dipendente, hai la dipendenza al 30%. Per adesso con un elemento dovrei poterlo far trasformare. Va bene, prendi l'elemento, eccolo qua. Si dovrebbe gasare tantissimo e trasformare, quindi. Oh, piccola docile creatura. Eccolo qua, solo che stavolta ovviamente lavorerà per noi. Ora, in teoria, io dovrei poter salire su di lui e cavalcarlo. Ovviamente, la nostra barra della trasformazione la potete vedere in basso a sinistra. Non rimarrà in questa forma all'infinito. Cioè, guardate l'Arnalda quanto popo non è fiera. Ma che figata assurda. No, vabbè, il Ferox è una delle migliori aggiunte che potevano fare ad Ark. Allora, diamoci una mossa e ritroviamo quel branco di lupi assassini che non si vede praticamente niente. Allora, abbiamo comunque un rinoceronte lanoso davanti a noi. Vediamo un po' quanti danni li facciamo.
Ah dai, non facciamo troppissimi danni, voglio dire, per sempre una creatura che attacca con le unghie, però non ci possiamo lamentare, Marece. E voilà, ok, ce l'abbiamo fatta a farlo fuori, perfetto, ho recuperato anche una buona quantità di pelliccia e di carne cruda, ho trovato delle Mylisaurus che possiamo uccidere senza nessun problema. Vieni qua, vieni qua, Miley, mi fa schifo le tue cazzoni, porca di quelli per porca. Ed ecco qua che in men che non si dica abbiamo riportato la pace e la serenità all'interno della scena musicale mondiale. Allora, dovrebbe anche poter scalare, penso, qualunque parete. Aspetta che non vedo niente, buongiorno. Ed infatti, vedete che si appende. E dovrebbe poter saltare dove gli pare piace. Guarda che roba, ma che roba, incredibile. E non dovrebbe neanche avere danni da caduta. Io posso buttarmi di sotto, guardalo. Praticamente non si è fatto nulla. È perfetto davvero per esplorare sto cavolo di bioma. Il problema è che i lupi credo abbiano fatto fuori praticamente tutti. C'è un altro Ferox. Non trovo più nessuna creatura, ci sono pappati chiunque. Oh no, ho trovato finalmente i lupi. Dovrei peraltro, se premo C, potergli tirare del ghiaccio. Ok, vai vai, piglia di nuovo, piglia di nuovo. Ha un'abilità che richiede un tempo di ricarica. Aspetta che intanto stanno ululando, vediamo di colpirli. Maledetti lupi, aia aia. Mozzicano bene però, eh. Oh, posso anche abbattere gli alberi tanto che ci sono. Questa creatura è una bestia assurda. Elevati. Ok, perfetto, uno l'abbiamo quasi fatto fuori. Perfetto, ora resta l'altro. E voilà, a posto, ora vedi che i lupi non sono più un problema. Mio Dio, che casino. Ora devo ricordarmi dove ho parcheggiato l'Argentavis e non vedo niente, porco care. Aspetta che ho trovato un Procoptodon. Dite che riusciamo a colpirlo, no? Vieni qua. Aspetta, aspetta, quando vado addosso a una creatura viene spinta indietro. Ehi, ehi, mio Procoptodon. E vabbè, quanta gente ho trovato, porco di quelli per porca. Boni, state boni. Voi mozzicate, ma io vi sgrifo tutti, porca di quella iperporca. Ok, au, tuo nonno. Guarda, guarda come mi spingo in là, porco cane. Perfetto, recupera tutto, recupera tutto. Oh, finalmente ho ritrovato il mio Argentavis. Ciccio, vienici a prendere, veloce, che non so come arrivare fin lassù. Sto coso scala, ma c'è comunque un po' di problemi. Oh, meno male, perfetto. Ora posso farlo ritrasformare, in teoria, o devo aspettare che la barretta si scarichi. Guarda che roba, bellissimo, davvero sembra un lupo mannaro. Vediamo un po' se ho diverse opzioni. Ma nessuna di queste mi permette di dirgli di ritornare un piccolo adorabile dolcile Ferox. Quindi dovrò attendere effettivamente ancora un paio di minuti. Wow, comunque creatura approvata tantissimo. Appena possibile vediamo di farli accoppiare se possibile. Guarda che roba, c'è pure le venature dei muscoli. Vabbè. Ok, la barretta si è praticamente esaurita. Vedete che mi disarciona e lui torna di nuovo piccino picciò. Perfetto, piccolino sarà anche stanco, però dovrebbe aver levelappato parecchio, dato che ha ucciso un bel po' di creature. Il problema è che da piccolino, se ce lo feriscono, come potete vedere, ha una barra della vita decisamente molto limitata. Aspetta, aspetta che intanto recupero tutte le risorse, come per la pelliccia che appena possibile. Ciao, vieni con me. Vedrò di riparare la pelliccia dell'Arnalda. Ribadisco che secondo me su Ark hanno un po' esagerato coi branchi di lupi. Ho capito farli realistici. Non c'è più una forma di vita che sia, beh, in vita, a parte i lupi. Hanno conquistato completamente il bioma artico. Wow, aspetta, 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 elementale di roccia. Mi sono spaventatissimo. Non pensavo ci fossero all'interno del bioma artico. Guardalo. E vabbè, no, no, ce l'ha chiaramente con me. Signore, si allontani per favore. Mi segue, aiuto. Ma no, dai, che c'è un glitch, volevo prendermi il glitch. Il vantaggio è che il mio Argentavis è così cazzuto che riesce anche a tenere a bada un gruppo di metà, anzi un branco, scusate, di metalupi senza nessun problema. Mi mozzicano un attimino, ma dato che quando mangio un cadavere ripristina la barra della vita velocemente, riesco effettivamente a difendermi senza troppi problemi. E dopo mezz'ora che mi aggiravo per queste lande desolate, ho finalmente trovato una tigre dai denti a sciabola. X. Ora devo trovare un punto in cui poterle sparare senza troppi problemi. Allora aspetta che tengo fuori l'ebola. Brava Arnalda, vediamo di atterrare e provo a pigliarla sulle gengive. Spera in ben. C'è sto cavolo di Argentavis che sta rompendo le scatole da un'ora. Oh, vedi che se non rompi le scatole nessuno. E che cocchio. Allora l'ho vista girarsi da queste parti. L'ebola, l'ebolalon. Eccola laggiù, sta attaccando una Mylisaurus. Aspetta, 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 aspetta. Presa, perfetto. Arnalda, mor rapidità. Ok, cerchiamo di prenderla in testa perché se scappa è finita. Potevo anche craftarmi qualche trappola, tanto che c'ero oltre all'ebola. Se mi fuggi adesso sei una creatura bastarda dentro. Ok, questione di pochi secondi e voilà. Svenuta direttamente. Aspetta che la Mylisaurus non si vendichi e me l'attacchi. Cerchiamo di farla fuori. Prevenire è meglio che curare. Più che altro abbiamo un problema, c'è uno Utirannus che si aggira da queste parti. No, 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 col cavolo, urli a tua nonna. Ok, muoreci, 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 porco cane.
Resiste bene ai danni e mozzica considerevolmente tanto, tanto bene. Aspetta, è un XU Tyrannus. Porco cane, nonostante sia di livello 4 ovviamente, resiste molto di più della sua controparte normale. La X, per chi non l'avesse capito, rende praticamente alfa le creature normali di Ark. Porco cane, solo che le rende un'esclusiva ovviamente di Genesis, se no non potevano venderlo al pubblico. Oh no 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 no, ho la paura adesso, non riesco a controllarlo. No 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 no, porco cane. E per 16 secondi paura. Ok, l'ho ritrovato, eccolo laggiù. Maledetto rompiscatole, vieni qua. Vieni qua, ti insegno io a farmi spaventare l'Argentavis. Aspetta, 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 aspetta. E basta. Chi è che ha inventato sta cosa del girare intorno? 7 anni di galera minimo. Ok, gli manca poco, gli manca poco, ancora pochi colpi ed è mio. Ti blocco, ti blocco, ti mozzico le palle, porco cane. Aspetta, aspetta, vieni qua, vieni qua. No, che 36 di vita ti faccio. No, fatto fuori, bastardo. E per altri 20 secondi c'ho l'uccello spaventato, purtroppo. Guarda che bestia, appena possibile ovviamente vedremo di addomesticarci anche un XU Tyrannus. Mi ha dato poca carne pregiata, mi ha dato più che altro pelliccia. Vabbè, meglio che niente, torniamo dalla tigre. Peraltro ammetto, la colorazione di questa creatura è davvero bellissima. Ed essendo una tigre di tipo X, ovviamente avrà le statistiche migliori rispetto alle tigri di pari livello. Aspetta che adesso abbiamo un pochettino di carnina, meglio che nulla. Buona dai, allora io vi salto ovviamente buona parte dell'addomesticamento e ci vediamo alla fine, quando potremo cavalcarla e testarla sul campo di battaglia. Allora, nel frattempo è l'alba di un nuovo giorno e indovinate un po', nevica e ci sono le tempeste, chi l'avrebbe mai detto? Allora, vediamo di ritornare nei pressi della nostra tigre che ormai dovrebbe essersi addomesticata, presumo. Ed in effetti, eccola laggiù. Anzi, allora, facciamo una cosa tattica. Siccome sta zona è brutta più brutta, vediamo di prendere la tigre e riportiamola dal lupo, che in teoria dovrebbe essere ancora vivo. Me lo auguro. Ed in effetti, eccolo qua giù. Metalupo livello 94. Allora, molliamo anche la tigre. Perfetto. E vediamo di testare la nostra nuova potentissima squadra. Guardate quanto è bella, dai. No ragazzi, dobbiamo assolutamente fare le coppie con queste nuove creature. Verranno fuori dei figli potentissimi, anzi dei cuccioli potentissimi, bellissima. Ragazzi, sarò onesto con voi, ho passato gli ultimi 5 minuti a cercare dove cavolo si craftasse la sella per la tigre dei denti a sciabola e ho appena scoperto, guardando su internet, che in italiano si chiama smilodonte. Cioè, mai e poi mai ci sarei potuto arrivare. Aspetta che gli sposto un pochettino di fibra. E guardando effettivamente fra le selle craftabili grazie all'Argentavis della serie, guarda un po', c'è lo smilodonte. Ma chiama la tigre dei denti a sciabola, ma dai. Ma ti pare che per giocare a Dark io prima devo guardarmi una puntata di Super Quark? Se no non capisco niente. Vabbè, cuccati la sellina, perfetto. Nel frattempo vediamo anche di liberare il nostro povero metalupo. Vieni con me, ti porterò a trucidare i tuoi simili, perché... Mentre invece qui possiamo cavalcarla tranquillamente. Il vantaggio del metalupo per l'appunto è che lo potete cavalcare a pelo. Mi sa che sono un po' sovrappeso. Ok, decisamente molto meglio, perché avevo visto che la tigre stava andando molto lentamente. Perfetto, allora abbiamo un bel metaorso. Diamo un po' di distrugge la camera, ci fosse un domani. Vabbè che in due non ci sono problemi. Altro che, non abbiamo il benché minimo problema. Io li adoro alla follia. Allora, abbiamo anche qualche megaterio qua davanti. Creatura relativamente pacifica, ma è perfetta più che altro per recuperare sia un po' di carne che della pelliccia. Ragazzi, stiamo facendo fuori chiunque praticamente. Ah, porco cane, mi sono preso un cago in mano. Aiuto. No, 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 no. Valanga, 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 mi butta di sotto. Mi sono spaventatissimo. Dov'è il lupo? Lupo, lupo, ce la fai? Mi sono preso un colpo assurdo. Aspetta che sfogo un po' di rabbia sul rinoceronte lanoso, che non c'entra nulla. Ma raga, ok, questo legna molto di più dei suoi colleghi, ma in pochi secondi ci è andato giù anche lui. Ah, maledette valanghe, non le sopporto più, santo cielo. Perfetto, tigre approvata tantissimo, assolutamente. Come ho detto, appena possibile vedremo di fare gli accoppiamenti. Ora divertiamoci a smozzicare un po' di gente a bordo del nostro lupo, altra creatura che ho sempre adorato fin dai primi tempi su Ark. Ribadisco che il clima artico lo hanno fatto in maniera divina. Ark è migliorato tantissimo negli ultimi anni e effettivamente fino adesso è il mio bioma preferito. Vabbè, la palude era triste, il bioma artico effettivamente mi sembra essere tornato su The Long Dark. Ma no, dai, adesso mi dai gli ovis. Erano praticamente dietro l'angolo, ma non ci credo mai nella vita. Guarda quanti ovis. Mi avrebbero semplificato gli addomesticamenti. Oh no 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 no, valanga no.
Valangano, Valangano, ok, l'ho schivata. Non so come l'ho schivata, perfetto, mi sa che era solo estetica, ma vabbè, dettagli. Abbiamo intanto un altro rinoceronte lanoso che possiamo smozzicare il culo senza nessun problema. Salve signore, porco cane. Peraltro sono tutti di tipologia X, che vuol dire che sono decisamente molto più resistenti. No, mi buttava di sotto. Porco cane, mi stava per buttare di sotto. Ma sei scemo, che pericoloso. Beh, una cosa è certa, se andiamo a caccia di creature con il lupo otteniamo decisamente molta più pelliccia. Buono ragazzoli, e prego, le spawni tranquillamente quando le pare piace. Dicevo, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo vedremo di ritornare alla nostra baita e continueremo magari a costruire qualche altra utile struttura. Io mi sto praticamente scalando tutta la montagna, no? Argentavis, non rompete le scatole. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. No, Terizinosauro, no. Vai via che stai sulle balle a tutti. Ok. Dicevo, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Vabbè, no, 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 buttatemi di sotto. Ragazzi, diamoci una calmata. Siete tutti completamente fuori di testa. Voglio fare l'outro e andarmi da qui. Ovviamente, l'Argentavis del Menga. Dicevo, se qualche altra creatura non mi interrompe, lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Ui là là, nel frattempo là davanti c'è un glitch. Candidatevi favore, ragazzi, crescere. E noi ci vedremo, se non mi blocco da tutte le parti. Ma cos'è oggi? E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Nel frattempo ho trovato anche una missione. Ciao ciao, porco cane. Pure te, pure il cavolo di Dimicroraptor hanno messo qua. No, 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 no. Ragazzi, un aiutino veloce, veloce. Io questo episodio proprio non lo sopporto più. Ciao ciao.